Mascherine fai da te. Ciao, in questo video ti faccio vedere oggi come realizzare facilmente delle mascherine, delle protezioni anche senza la macchina da cucire. Sul web trovi tanti video tutorial per cucire delle vere e proprie mascherine fatte veramente per bene, però se non sai cucire, se non hai la macchina da cucire, puoi benissimo realizzare delle mascherine a casa. Ti occorrerà della stoffa. Puoi benissimo utilizzare questi fazzoletti grandi, queste bandane, oppure anche se hai il TNT, ovvero il tessuto non tessuto, che sarebbe quel materiale che non è plastica, non è tessuto, ma che trovi sempre quando ricevi un bouquet di fiori. Li usano maggiormente i fiorai per avvolgere i fiori, quindi se sei come me che conservi tutto, avrai anche questo. Allora, mi metto qui così ti faccio vedere come realizzare. A parte questo, ti occorreranno due elastici che puoi realizzare semplicemente con dell'elastico anche piatto oppure quello rotondo, qualsiasi tipo di elastico hai. Questi sono due fermacode per farti vedere come anche con questi riesci a fare semplicemente una mascherina. Allora, la mascherina è comunque è un rettangolo, la puoi fare anche se è un quadrato, però questo che ho io, questo ritaglio che ho io mi adatto così. Infatti credo che verrà piccolina per un adulto, ma adatta per un bambino. La piego in tre parti su se stessa, così. Poi vado a mettere l'elastico da un lato e piego. Non devo arrivare necessariamente alla metà della lunghezza della stoffa, l'elastico dall'altra parte e adesso si vede, sì. Qui dentro io vado ad infilare questa parte. È veramente molto semplice. Ecco qua la mascherina fatta. Questa appoggi e poi per un adulto è piccola, non è precisa, è proprio piccola. Questa come grandezza andrebbe bene per un bambino. All'interno, se vuoi, puoi mettere un filtro. Un filtro può essere un dischetto di cotone, un proteggislip, non mettere la carta forno perché dicono che comunque è un proliferare di germi e batteri, quindi meglio mettere qualcosa di cotone come un proteggislip o dei dischetti struccanti in modo tale che poi tu li puoi semplicemente togliere e cambiare una volta che la devi riutilizzare. Poi, se hai questa bandana, se hai una bandana come questa, il procedimento è uguale. La piego in tre. In tre, così, e questa viene bella grande. All'interno qui posso mettere il mio filtro, tra virgolette, che poi non mi rimproverate, mi dite che non è un filtro quello, perché ovviamente queste sono mascherine fai da te, non sono presidi medici, non hanno alcuna certificazione, sono semplicemente delle protezioni nel caso in cui tu devi uscire, devi andare a fare la spesa. E non trovi come sta succedendo realmente, specialmente nelle zone più colpite, una mascherina, non uscire senza, ma armati di buona volontà e pazienza e almeno una protezione minima ce l'avrai così. Allora metto l'elastico da una parte e piego così e l'elastico dall'altro lato. Faccio la stessa identica cosa di prima. Qui vado ad inserire questa parte tutta. Ok, poi se vuoi puoi anche fissare questo con una spilla da balia o fare due punti con ago e filo, ma ok, la mascherina è pronta. Ora te la faccio vedere indossata. I disagi di chi indossa gli occhiali sono proprio questi.
che si appannano. Comunque questa, vedi, con una bandana, mi senti? Sì. Questa con una semplice bandana grande di queste dimensioni è venuta una bella mascherina grande. Se non vuoi usare questi, puoi semplicemente usare un elastico con un nodino, un elastico anche quello che io ho utilizzato per fare questa visiera, che è questo schiacciato piatto. Si vede? Sì. Comunque, ad ogni modo, la cosa importante è che se la devi riutilizzare, quando torni a casa, la smonti un attimino e la sterilizzi. Come si sterilizzano le mascherine di cotone, di tessuto? Te lo lascio qui o qui. Clicca poi sulla i che spunta qui da qualche parte. E niente, anche senza cucire vedrai che riuscirai a fare anche tu la tua mascherina. E niente. Se questo video allora ti è piaciuto, lasciami un segno del tuo passaggio e ci vediamo presto con altri tutorial, ma non solo. Ciao!